Benvenuti amici appassionati collezionisti, benvenuti su un nuovo video, ad un nuovo video sul canale di Diabolic 68. Eh sì, ragazzi, per ora stiamo un po' rifacendo alcuni video che per il tempo non avevamo potuto fare in passato. E sto diciamo su alcuni acquisti che ho fatto di recente, ora lo vedrete. Intanto volevo ringraziarvi sinceramente perché siamo arrivati a ben 200 iscritti al mio canale, diciamo per un canale relativamente giovane, nato da poco. Non posso che essere contento, vi ringrazio comunque per l'affetto, per la stima, per la, diciamo, la possibilità che mi date anche di poter condividere quelle che sono le mie passioni. E quindi, ragazzi, saluto tutti gli amici della community, gli amici dell'Agora, e quindi andiamo a vedere questo video, che è un video un po' su alcune cose, acquisti che ho fatto di recente, di robot, chiamiamoli tarocchi, però devo dire che va bene per robot trasformabili tarocchi, che potrebbero essere comunque interessanti, magari qualcuno non li ha mai visti, e quindi andiamo a vedere, ve li presento, poi vediamo se riesco a fare anche qualche trasformazione adesso, ve li faccio vedere magari con calma successivamente. Allora, il primo che vi presento è questo, vedete, non è male, sarebbe sostanzialmente, sono comunque dei trasformabili a carri armati a robot. Allora, il primo è questo di qua, come vi dicevo, vedete, il robot dovrebbe essere questo, quello che, diciamo, si va a formare, no, nella trasformazione. Poi c'è questo, che è anche un, questo si chiama, allora, robot carro armato trasformabile, vedete, riprende un po' la linea dei Transformer, ovviamente non è un Transformers, chiaramente parliamo di roba, copie, tarocche, cineserie, un po' come, però voglio dire, tutto sommato, essendo che la community ha avuto anche questa bella iniziativa di andare a prendere qualche tarocco e vedere un po' come può diventare, io ho trovato qualche tarocco, appunto, che poi, tra l'altro, ragazzi, se vi dico il prezzo, praticamente questi li ho pagati 2,99, ok? Quindi immaginate voi quanto può costare. Il terzo è questo, vedete, altro robot trasformabile in mezzi, sono mezzi corazzati che si trasformano in robot. E adesso andiamo a vedere un po' se riusciamo ad aprire il primo, quindi sarebbero robot invincibile super robot, il primo, che è questo. Poi c'è quello che vi ho fatto vedere dopo, è questo qua, vediamo un po', corazzato desert, questo è quello verde, quindi questo è il corazzato giungla, quello verde si chiama corazzato giungla, e il corazzato deserto, chiaramente il colore lo identifica questo. Andiamo lì a vedere, ecco, allora vedete questo, per farvi vedere un po' come funziona, vedete, allora poi ce l'ho, vedete, si gira, i vari cannoni si vanno girando, vedete? Ora, vedete, tipo mimetizzato, no? Guardate i colori, la colorazione è tipo mimetizzata, vedete? Con un po' di verde, ecco. Vediamo un pochino come viene, ecco, qua già ci abbiamo la testa, vedete? Questo è il robot, vedete? Con le braccia che poi l'abbiamo trasformato, ci sono dei cannoni nelle braccia, qua ci sono, abbiamo tirato fuori i piedi che si poggiano, vedete, questo poi lo vedremo, lo farò vedere poi nel tavolo, non è male, voglio dire, insomma, per 2,99 si può fare, quindi si trasforma in carro armato come avete visto prima e in robot. Ok, questo è il primo, andiamo a vedere il secondo, poi vi faccio vedere meglio già trasformati.
andiamo ad aprire il secondo. Vedete, questo è il carro armato, l'altro, vedete, questo, vedete, all'interno di questo qua troviamo, vedete, un'ascia, e questo immagino sia una, sembra che sia o un fucile o una spada, poi andremo a vedere, questa è un'altra arma, quindi sono due armi, vedete, le due armi che si possono inserire dopo. Vedete, questo è con le gambe abbassate, vedete la testa del robot, l'abbiamo uscita. Qua c'è il mitragliatore, tirato fuori i pugni, vedete? Questi sono i pugni. Questi sono i pugni, che erano così, e si dovevano alzare, e qua c'è l'impugnatura. Ora, queste sono, vedete, le gambe del robot, che è posabile, ho già provato, è molto posabile. La parte posteriore, dove c'è poi la testa, vedete, qua c'è la testa del robot. Al momento ho tolto il mitragliatore, che inserirò dopo. Ecco, vedete la testa, il meccanismo della testa si abbassa e poi si alza, vedete, si entra così dentro e poi così quando deve, vedete, così con il mitragliatore. E qua ci sono le braccia e i pugni, e questo si deve poi chiaramente così posare. Vediamo il terzo, apriamo questo ora, vediamo un po'. Stesse armi, spada e ascia. Questo, vedete, questo carro armato deserto, vedete, e deve diventare anche questo un robot, vedete, anche questo siamo riusciti. Questo è un po' più, sembra un po' più grandicello degli altri, poi lo proviamo, li vediamo, vedete, abbiamo abbassato le gambe che si possono giostrare, si possono muovere. Qua pure, qua c'è la mitraglietta, sempre la mitragliatrice. La testa, guardate, la testa è qua dietro, vedete, l'abbiamo alzata, vedete, questa è la testa, ok, si alza, vedete. E questo è come viene poi composta tutto il nostro bel Transformer, vedete, con le due armi, la spada e l'ascia. E la mitraglia, che in effetti, vedete, si può fare così per sparare, però lui si, la testa chiaramente si muove e poi ritorna bassa, perché vedete, la testa è dietro, quindi se io devo sparare, questa non si può alzare, si può solo, vedete, si può girare solo così, da questa parte di qua, così e così, ma non si può fare il movimento alzare e abbassare, se non fare tutto la parte del petto, diciamo, la parte alta. Va bene, questi, diciamo, sono i tre. Ora vi faccio vedere conclusi, ed ecco i nostri tre robot con la trasformazione ultimata, tutti e tre, da carro armato in robot. Vedete, questo qua a sinistra, abbiamo le nostre due braccia con un'ascia e una spada in posa, vedete, diciamo dinamica, con il cannone rivolto verso il basso, perché nel momento in cui spara lui si alza, si deve alzare e sparare. Qua abbiamo un altro con robot con sempre con ascia e spada, vedete, questo è, diciamo, un po' diverso, sempre con il mitra, però questo il mitra riesce a essere, diciamo, già pronto per lo sparo, e quindi col cannone rivolto verso l'obiettivo, è sempre spada e in alto anche un'ascia. E poi abbiamo l'ultimo, lui, questo, vedete, leggermente più piccolino, però anche lui c'ha, vedete, i due bei cannoni nelle braccia, vedete, braccia con i due cannoni che si possono spostare, chiaramente, e sparare. Anche questo, niente male come robot. E quindi questi tre
sono i robot che ho preso e che, come vi ho detto, sono dei robot diciamo non di altissimo pregio, chiaramente sono dei cosiddetti tarocchi, però mi sembrava utile farvi vedere nella trasformazione. Ce li vediamo anche un po' più da vicino, vedete, questo è il primo, vedete, con l'ascia trasformato, prima era carro armato e poi è diventato così. Il secondo, vedete, con bel mitraglione, sempre qua abbiamo spada e ascia, anche qua vedete il suo bel faccino da robot, chiaramente da stile Transformer. E poi abbiamo l'ultimo, che è questo, anche questo vedete il suo bel faccino, eccolo qua, anche questo con braccia e tanto di cannoni nelle braccia, vedete, non male ragazzi. Questi tre robot, 10 euro tutti e tre, anzi meno, perché 2,99, 9 euro 3 per 3, 9, quindi 9 euro per questi tre robot. Non mi sembra una cifra eccessiva, parliamo sempre di, chiaramente, di qualità proprio risicata, però voglio dire, fanno la loro bella scena. Ebbene cari amici, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia dato anche magari qualche spunto di riflessione, ma per poter magari trovare anche voi, magari chissà, sotto casa vostra c'è qualche negozietto che li propone a questa cifra, tutto sommato potete anche prenderli. Quindi ripeto, spero che il video sia piaciuto, se è così vi lasciate un like, condividetelo, se non l'avete ancora fatto vi potete iscrivere al canale Diabolic68, che propone sempre delle ottime cose, insomma, a livello di collezionismo. Ne arriveranno di altissimo collezionismo, ragazzi, quindi state solo attenti e attivi sul canale, perché ne vedrete delle belle. E quindi vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione, vi ricordo sempre tre parole alla fine di ogni video, che sono sempre di buon auspicio per tutti, ragazzi: pace, salute e libertà. E come dico sempre, al prossimo video di Diabolic 68.